La presentazione del nuovo calendario della Fiera di Milano con l'individuazione della data dal 5 al 10 settembre per il Salone del Mobile è una notizia sicuramente molto importante. Il Salone del Mobile rappresenta un comparto manifatturiero tra i più importanti della nostra regione, tra i più importanti del nostro paese, ma simbolicamente rappresenta anche la volontà di ripresa che l'imprenditoria lombarda ha dimostrato in questo periodo e sta dimostrando nonostante la crisi determinata dal Covid. La Regione Lombardia sarà sicuramente al fianco del Salone del Mobile e di tutti gli espositori per fare in modo che questa grande manifestazione ritorni ad essere un punto di riferimento di tutto il paese. Complimenti agli organizzatori e complimenti soprattutto agli imprenditori che in questo periodo difficile hanno dimostrato una grande resistenza, una grande capacità di guardare al futuro con entusiasmo e hanno dato e daranno una grande dimostrazione delle loro capacità. Oggi iniziamo la campagna vaccinale dei bambini, lo facciamo in collaborazione con l'esercito qui all'ospedale militare di Baggio. Grazie, volevo ringraziare il colonnello Zullino e tutto il suo personale sanitario e non sanitario per l'organizzazione delle vaccinazioni. Abbiamo iniziato 2 settimane fa in realtà con quelle per i soggetti fragili, sta andando molto bene. E loro, grazie alla loro esperienza all'organizzazione militare del servizio, stanno dando veramente un risultato ottimo per la cittadinanza. Ti hanno dato la medaglia del coraggio? Sì. Ma ti hanno fatto male? No. Ah, meno male, tutto bene quindi. Sì. Adesso sentiamo anche il papà cosa dice. Com'è andata? Tutto bene? Molto bene, super organizzati. Devo dire veramente benissimo. Com'è andata? Bene. Ti hanno fatto male? No. Cosa ti hanno fatto? Il vaccino. Dove? Al naso. Quindi niente puntura. No. Sei Allora. stato bravo? Sì. Sei stato bravo? Sì? Ti hanno dato la medaglia? Sì. Dov'è? Facci vedere. Che bella. Com'è andata, signora? Bene, bene. Bene? Sì, sono stati bravi, cioè è organizzato bene, è stato veloce, abbiamo fatto quello spray. Degli acquisti fisici perché preferisco, ma soprattutto per la mia nipotina, perché infatti i negozi aperti sono quelli per i bambini, le profumerie o l'intimo, ma adesso noi esclusivamente stiamo prendendo le cose per la bimba e la prossima che arriverà, quindi per il resto poi aspetteremo. Online sono un po' restia, diciamo. Sto acquistando sia online che presso i negozi, perché comunque online è molto bello comprare perché è comodo, però fisicamente nei negozi si può vedere la qualità del prodotto e quindi è qualcosa che preferisco sempre fare. Allora, noi pensiamo comunque di posticipare, considerando appunto quello che sta accadendo nel paese, pensiamo di vedere come procede il periodo e eventualmente fare gli acquisti più avanti. Magari anche con i saldi, perché tanto Natale uno aspetta un paio di settimane e poi ha i saldi comunque dopo il 7 di gennaio. I milanesi non comprano perché non sanno cosa farsene di abiti che non possono ad operare per andare da nessuna parte. Questo. E poi abbiamo tutti gli armadi che sono pieni di abiti delle passate stagioni e di conseguenza cosa compriamo a fare? Almeno questo è quanto ho fatto io e quanto ha fatto mia moglie, che di solito è una donna che compra e compra molto.